a Messina. Sabato si comincia prima di campionato contro i campioni d'Italia a Cantù. Che gara ti aspetti? Sarà sicuramente una gara difficile, forse la più difficile che avremmo potuto trovare alla prima di campionato, soprattutto perché comunque loro sono i campioni in carica in casa, hanno un roster modificato, probabilmente più forte rispetto all'anno scorso, perché è vero che comunque perdono una stella come Sirio, però comunque sono rinforzati con Shai Barbieri, che è un ottimo tiratore, hanno preso Bellers, che è un bel lungo. E poi hanno preso Pogovic, quindi comunque hanno un roster veramente di qualità. Una Reggio Bic a detta di Coach Vugliandro, la più forte di sempre. Che cosa ne pensi? Beh, se lo dice il coach che diciamo ha fatto la squadra in tutti questi anni, c'è da credergli. Sì, diciamo, cioè, credo che sia un ottimo roster. Dobbiamo soltanto adesso sta a noi un attimino sistemarci un po', cercare di lavorare un po' su quelle che sono le nostre qualità, però concordo con lui, credo che sia la Reggio Bic più forte di sempre. Che campionato ti aspetti? Ovviamente parliamo di un girone unico, dopo il Covid si torna con una formula totalmente diversa, sarà molto più tosto sicuramente. L'obiettivo è la salvezza e la tranquillità, però il sogno restano i playoff. Beh, intanto mi aspetto un campionato bello, perché comunque finalmente anche in Italia torna la formula del girone unico, perché credo che sia giusto anche in Italia, diciamo, tornare un po' con quella forma. Credo che il livello medio si sia alzato, soprattutto per quelle che sono le prime sette club, il livello medio è molto alto. Sì, ovviamente l'obiettivo minimo è quello comunque di una salvezza serena e tranquilla, poi cercare di migliorare quello che è stato il record dei due settimi posti. Quindi fare meglio, scrivere comunque una nuova pagina, un nuovo record in sostanza. Sei reduce da una presenza in nazionale al torneo di Ragusa in memoria di Coach Gaetano Gebbia. Che emozione è stata per te? Bah, è stato bello perché comunque un po' un nuovo corso, quindi dopo un po' gli anni di coach Carlo Di Giusto si apre un ciclo totalmente diverso, totalmente nuovo, con un coach straniero che quindi comunque non ci conosce del tutto, è una filosofia ben diversa, anche se effettivamente lui prenderà parte dal 1º gennaio, quindi non è stato del tutto operativo. Siamo stati guidati più da coach Castellucci, però, io dire la verità, l'ambiente era positivo. Anche perché c'era l'under, quindi comunque anche i giovani, perché poi alla fine il futuro è sempre dei giovani, sono dei giovani fo veramente forti che portano tanta freschezza, quindi mi aspetto anche sotto questo punto di vista un ottimo inizio. How did you want me to?